Ciao, in questo video voglio parlare dei consigli di Papa Francesco per vivere meglio. Papa Francesco ha dato questo decalogo, è comunque una figura importante, diciamo, nella spiritualità e quindi sono dei consigli che suggerisco e che ripropongo, insomma. Il primo consiglio è molto semplice, è anche, fa parte di un proverbio, vivi e lascia vivere, cioè non andare a impelagarti in vicende, in situazioni che comunque non potresti gestire. Cerca di vivere meglio la tua vita e evita, diciamo, di andare a contrastare altre persone, lasciando la loro disponibilità e la possibilità di viversi meglio la loro vita. Il secondo suggerimento è quello di donarsi agli altri, dare comunque il modo migliore poi per poter ricevere. Come terzo consiglio è quello di essere sereno, di affrontare la vita per quello che la vita ti offre, cercare di ottimizzare al meglio le tue possibilità, ma fare tutto con serenità. Il quarto consiglio è di giocare con i figli, ma in generale si può imparare molto dal gioco dei bambini, per cui osservare i bambini mentre giocano è un grande arricchimento. E poi il quinto consiglio è legato alla famiglia, giustamente, di trascorrere la domenica in famiglia per stare vicino alle persone che ci sono più care. Sesto consiglio, che è sempre di aiutare il prossimo, soprattutto i giovani, aiutare i giovani ad esempio nella ricerca del lavoro, perché se un giovane ha un lavoro probabilmente non finirà vittima della droga, non finirà vittima dell'alcol, ma avrà uno stimolo propositivo alla sua vita. Non sapere cosa fare è la cosa peggiore che può capitare a una persona. Settimo consiglio è quello di rispettare la natura, rispettare questo pianeta che ci sta dando molto e noi gli stiamo togliendo molto. Ottavo consiglio, dimenticare rapidamente le cose negative. Le cose negative sono dei veleni mentali che vanno dimenticate, anche le persone negative vanno lasciate andare senza rabbia, senza rancore, ma semplicemente lasciarle andare per la loro strada. Nono consiglio è rispettare chi ha delle idee diverse, chi la pensa in modo diverso. E la libertà, il libero arbitrio è una cosa fondamentale. Decimo consiglio è cercare attivamente la pace. Proclamare la pace nel mondo e poi fare la guerra al vicino di casa non significa, non è un buon comportamento. Bene, questi sono i consigli di Papa Francesco che ho riproposto per essere felici e sono sicuramente fonte di insegnamento. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!